Siamo con Nello Tornitore, un vecchio lupo di mare, presidente dell'Associazione Diportistica Divertivento, che ha ideato una campagna di prevenzione del melanoma che è iniziata qui a Salerno nelle scuole Calcedonia Genovesi, continuerà ad Amalfi e poi a Napoli per diffondere la cultura della prevenzione appunto, del melanoma. Sì, noi abbiamo istituito la barca della prevenzione. È una barca che toccherà alcuni porti della Campania portando con sé il messaggio della prevenzione, ovvero vivere il sole con la dovuta moderazione adottando le dovute cautele. In questo modo il sole sarà un sole positivo, un sole che ci darà solo gioia. Se non adottassimo le cautele e le precauzioni previste, potremmo incorrere purtroppo in una bruttissima malattia, quella del melanoma, che oggi è ancora una malattia poco curabile, se non presa per tempo. Quanto è diffusa? Per fortuna in Italia ha una diffusione molto molto limitata, è molto diffusa purtroppo in Australia e Nuova Zelanda, lì ha un'incidenza altissima. Da noi ha una diffusione molto bassa, però nell'ambito della popolazione. Gli abitanti che hanno meno di 30 anni, mentre prima erano completamente esenti da questo rischio, oggi cominciano ad avere un trend in crescita. Per questo abbiamo pensato appunto di portare questo messaggio della prevenzione nelle scuole, perché un'adeguata campagna di propaganda, di sensibilizzazione possa evitare che i ragazzi assumano solo in misura sconsiderata oppure, ancora peggio, proseguono nel vezzo estetico della lampada solare che è micidiale. Pare che la lampada solare abbia un'incidenza di circa il 70% nell'insorgenza del melanoma. Tutto sommato, richiamando una canzone di Noemi di Sanremo, possiamo continuare a farci bagnare dal sole. Sì, bagniamoci di sole, ma non scottiamoci.